Buongiorno a tutti, oggi 20 novembre, secondo giorno di lavoro per Antonia, finalmente il sole. Oggi siamo in compagnia di Alice, la mia ragazza. Ciao! Che ci darà una mano a fare i lavori principali di oggi. Dobbiamo sicuramente iniziare a smontare tutto l'armo della coperta e ripassare tutti fuori, perché comunque, essendo una barca vecchia, anziana diciamo, ci sono comunque un po' di infiltrazioni alle quali bisogna porre fine. Per farlo utilizzeremo un SICA 521, un sigillante che reagisce con l'umidità e quindi che si addice perfettamente a questo tipo di lavoro. Tra l'altro è molto resistente alle intemperie, tra l'altro la versione UV, che quindi è resistente anche agli ultravioletti, e quindi chi è del mestiere lo conosce. Fatto questo, vedremo se la carena si sarà asciugata un pochino e nel pomeriggio potremo iniziare a dare una prima mano di antivegetativa, almeno nella, non so, al timone, vedremo un po' come viene. Fucking year, I'm staying sober now. I can't deal with the stress I get from going out, going out. Then you call up my phone, you want a night out. No, I wanna say no, but you're outside my house, inside my house. You always give me that. Ciao, buon pomeriggio. Allora, come anticipato abbiamo fatto dei lavori sulla coperta, tra i quali abbiamo smontato il copritambuccio e abbiamo installato il pannello solare. Ora si sta asciugando il tutto. Poi abbiamo ripassato i rinvii al piede d'albero, delle drizze, e le abbiamo ripassate e abbiamo smontato appunto la base che c'è all'interno del sottocoperta. Abbiamo sostituito le viti e le abbiamo siliconate, i fori abbiamo siliconato più che le viti, in modo da garantire l'impermeabilità della struttura. E niente, ci è voluto un bel po' di lavoro, quindi siamo un pochino indietro con i tempi, e recupereremo piano piano. L'importante non è quanto tempo ci si mette, ma come si fanno le cose. E quindi abbiamo fatto un bel lavoro. Adesso procediamo nel rinforzare la coperta. Ci sono un paio di punti dove è leggermente molle. Abbiamo asciugato la struttura con una stufa a gas, che ci ha permesso di scaldare molto bene l'interno della barca, e quindi l'abbiamo asciugata, diciamo. E niente, riempiremo la parte di biscotto mancante con della schiuma poliuretanica che si espande. Non è il miglior lavoro in assoluto, ma sicuramente sarà efficace e ha un buon costo. Ci aggiorniamo prossimamente per i futuri lavori. Ciao!